E vai, vai. Sfogate, sfogate. Ah, mamma mia. Finalmente un po' di libertà. Finalmente, basta. Vai, non è che ti massai di gemma, basta. Ah, finalmente un po' di allegria, e ce lo meritiamo. Dopo quasi 2 anni chiusi in casa, il tempo non passava mai, che poi è stato un continuo crescendo. Anche perché vi ricordate, quando annunciarono il primo lockdown, dissero che si trattava di una 15 giorni. Quindi la gente pensò, vabbè, 2 settimane a casa, tutto sommato, ci riposiamo pure, no? Siamo in famiglia. E così passavamo le giornate a scrivere sui nostri profili, andrà tutto bene, ce la faremo. Gente che fotografava qualsiasi cosa cucinava e lo pubblicava in coppia social. Parevo Masterchef. Ho visto certe fotografie, certi purpetta a forma di capi di creature tante, e sotto la scritta che andava giù, un bar da fatica, esce. Fermi! Alle 7 di sera poi, puntuale alle 7 di sera, partivo al festival Barru Condominio. La gente si affacciava al balcone, con la mano in petto, e insieme a quello del palazzo di fronte che per 30 anni non si erano mai cacati, cantava l'inno di Mameli. Dalle nostre parti lo abbiamo alternato con la canzone Abbracciami di Andrea Sannino, che in un periodo dove la distanza minima fra le persone doveva essere di 1,5 metri, non si capiva se era una tetica o ci stavamo pigliando per culo. Perché è come se vai a trovare in ospedale uno che si è operato di stomaco e mentre sta steso a letto gli canta È bello un magnà di Mario Mero. Chi lo piglia la flebba e tasca, assunga. Addirittura poi, non so se vi ricordate, c'era anche chi era felice del lockdown. Sì, gente che diceva che grazie al fatto che stavamo chiusi in casa l'aria si era ripulita, la natura era rinata. Buona parte di questi qua erano quelli che continuavano a prendere lo stipendio pure che stavano a casa. Chi le ci sono rimasto quasi male che è finita l'emergenza. Oh no, scrivevano sul profilo che grazie a Dio avevano visto di nuovo le farfalle volare fuori al balcone, le rondini che erano tornate a primavera. Addirittura mio cognato, che come me è di Castellammare di Stabia, tra l'altro una città bellissima, scrisse sul suo profilo che affacciato al balcone aveva visto i salmoni che nuotavano nel fiume Sarno. Ish! Perché dato che le fabbriche dell'entroterra erano chiuse, si era ripulito ed erano scesi direttamente dal mare del nord. Dopo un paio di giorni che stava affacciato, vide 2 salmoni che salivano sulla riva e tenevano una coda grigia, secca e lunga. Capì che non erano i salmoni del mare del nord, ma erano i zoccoli dell'Italia del sud. Che sei? Tra l'altro, ma io bisogna dirlo, dalle nostre parti non siamo manco stati fortunati. Eh no, lo dobbiamo dire, perché com'è possibile? Vi ricordate quando nel resto d'Italia la situazione migliorava, addirittura a noi peggiorava. E noi ci ricordiamo, tu accendevi la televisione, uscivo capro guerra e diceva allora finalmente buone notizie, i contagi sono nettamente in calo, da domani in poi tutte le regioni tornano zona gialla e potete anche evitare di mettere la mascherina all'aperto. Manco il tempo di spegnere la televisione e dirà finalmente una bella notizia che all'improvviso la televisione si accendeva sull'isola da poco. Tu dici, ma che posso tu? Andavi là e comparivo presidente della regione Campania, un Vincenzo terribile! Mamma! Ma che? O che lì pupillo che uscivano fuori lei? Passava attraverso lo schermo, ti guardava e faceva, ma capite capì? A zona gialla, io giallo con faccia scivallocchia! Tu dici, ma Turicino, Don Vincenzo, ma il capo del governo ha detto che potremmo pure evitare la mascherina, ma una fotta proprio! Cago un mandì! Da domani in poi ognuno di voi 4 mascherine, 2 passamontagne, un burco e chi tiene un fiato a cipolla pure la mascherina lo salta tutto, da che niente avrà!
Mamma mia. E poi bisogna dirlo, aiù. La delusione più grande l'abbiamo avuta dopo l'estate 2020. Noi pensavamo che era passato tutto, invece là ci fu il lockdown più duro. 7-8 mesi a casa. E feste di Natale non potevi manco andare a trovare i parenti, vi ricordate? Su fatto che si poteva uscire solo per le cose necessarie. Alla vigilia a casa organizzavamo una tombolata, allora chi faceva ambo sceneva a portare la munnezza per cioccolato. Tenne il quaderno, stavo cano a fare bisogno, il giro era già più lungo. Si faceva la guidina, andava in farmacia, pur quando si aveva niente, 10 euro di supposto e passava un'ora all'aria aperta. E addirittura chi faceva tombola il giorno dopo andava a fare spesa al supermercato, che all'epoca equivaleva a 2 settimane a Sharm el Sheikh, scialava proprio. Ma tra l'altro molte persone si sono anche rimbecillite guardando 3-4 film al giorno, 7-8 serie TV, gente che ha visto la stessa serie TV più volte. Mio zio si è visto 7 volte La Casa di Carta, la serie TV spagnola, la rapina in banca, la sapete, no? Dopo che se l'ha rivista 7 volte, un giorno si è seduto a tavola con la moglie e i figli, ha cacciato la piantina, rubanca in Napoli, a via Forì. Guardando la moglie ha esclamato: allora Tokyo, domani tu e Stoccolma entriamo nel banco di Napoli e pigliamo in ostaggio il direttore. Oslo, rana capata in faccia la guardia giurata. E fuori ci aspetta Bellino con il pastore tedesco, che se qualcuno ci insegue ci scioglie il cane appresso. La moglie senza scomporsi guardò i figli, disse: aiuto, togliete il vino da tavola, che a Gragnano già si ambriaca frasi. Signori, che nessuno se ne dispiace, sono sincero, parla sempre fatto.